Benvenuti, eh, questa serata, come avete visto, eh, parleremo con e di Uliano Lucas, interverranno Michele Smargiassi e Giovanna Calvenzi, avrebbe dovuto esserci anche Lucia Miodini, ma purtroppo ha avuto un problema che le ha impedito di essere presente questa sera. Vi saluta tutti e si scusa. Eh, prima di iniziare la serata vi faremo vedere un breve spezzone di un documentario, lo spezzone iniziale di un documentario realizzato per conto della RAI e che ehm, volendo può essere tranquillamente eh, visto sul canale appunto RAI. Un certo momento è l'intercalare ricorrente di Uliano Lucas, fotografo freelance, testimone oculare di tante stagioni della storia italiana. A un certo momento scandisce il tempo dei suoi racconti. Suona come l'apertura di ogni sequenza di una vita che ne contiene molte altre. Un certo momento somiglia molto anche alla definizione di fotografia, di scatto, di frammento di vita sottratto al tempo e consegnato alla storia. Buonasera a tutti, ben ritrovati a questo nostro ciclo di incontri Parliamo di Fotografia. Ci eravamo lasciati a giugno di, di quest'anno dopo un, ciclo, un primo ciclo di incontri di, di oltre 15 serate che ha avuto tanto successo e tanto interesse e quindi abbiamo pensato di riproporre anche per questo fine anno e per il 2022 un'altra serie di incontri. Eh, saranno 12 incontri, la frequenza sarà un po' più rallentata rispetto allo scorso anno in quanto ne faremo 12 intervallati, uno ogni due settimane, quindi una settimana sì una settimana no e la struttura rimane più o meno invariata, quindi eh, faremo quattro incontri con eh, i grandi autori della fotografia contemporanea, quindi... Chiaramente partiamo con Uliano Lucas questa sera. Eh, ci sarà poi Giorgia Fiorio, Franco Fontana e Francesco Cito. E poi, per quanto riguarda gli autori dell'anno FIAF, avremo Stefania Dami, Enrico Genovesi, Antonella Monzoni e Francesco Comello. E poi faremo quattro serate dedicate ai finalisti di Portfolio Italia. Che saranno divisi sono 22 saranno divisi nelle quattro serate ma ora eh, passiamo alla serata abbiamo questa sera con noi uliano lucas che ringrazio di cuore per eh, aver dato la sua disponibilità eh, a essere con noi questa sera eh, con lui eh, converseranno con lui michele margiassi e giovanna calvenzi come ha detto Claudio Pastrone, purtroppo Luciana Mignolini non può essere con noi questa sera, la salutiamo e quindi io non rubo altro tempo e passo la parola a Claudio che condurrà questa serata. Bene, grazie grazie Presidente e ancora un saluto a tutti. Come un po' tradizione di queste serate, iniziamo facendo una carrellata di quelle che sono alcune tra le tante pubblicazioni. Che hanno eh, interessato il nostro autore Uliano Duca, sia come, appunto come autore, che eh, diciamo quindi con le sue immagini che mh, fatte sul, su di lui. Eh, questa carrellata sarà piuttosto rapida, eh, darò al, per, al, per ognuno dei volumi presentati delle brevissime indicazioni. Ci saranno comunque degli sviluppi, soprattutto eh, ve lo dirò me ne per, i, per alcuni di questi durante, durante la serata. Questa che, che vedete è la, la prima diciamo, copertina di un libro. Si tratta di un volume eh, edito nel 1970, eh, dall'editore evangelista di Roma, e, sono le immagini che raccolgono un'esperienza che eh, Uliano Lucas eh, fece insieme a Bruno Crimi, eh, nel punto in, in, in Guinea Bissau. Eh, Come dice il titolo, Una rivoluzione africana. Eh, Uliano eh, si dedicò mh, intensamente a eh, diciamo, raccogliere delle immagini. Eh, sulle guerre di liberazione eh, di diversi paesi africani, tra cui questo, eh, con lo scopo di eh, trasmetterci quello che era l'impegno, la consapevolezza e l'entusiasmo del, de, de, delle popolazioni che cercavano di costruire un proprio Stato indipendente, lottando con le armi, ma anche costruendo, costituendo scuole, ospedali. E dandosi anche una propria organizzazione politica sociale. Vedremo eh, in seguito appunto poi alcune immagini anche tratte da questo libro, mentre eh, ci sarà il dialogo tra Uliano e i relatori. Eh, il secondo libro è questo: Si chiama Cinque anni a Milano ed è del 1973. Eh, i testi eh, sono eh, di Franco Ramella ed Ermanno Rea, e mh, questo volume che in, raccoglie 350, in, in, 350 immagini: raccoglie quello che è stata definita la strategia della tensione a Milano, dalla contestazione studentesca alle otto operaie, gli incidenti di Via Larga, la strada di Piazza Fontana, Gli Anarchici, Pinelli Valpreda la morte di Saltarelli e Tibaldi, cioè tutte quelle, la piste nere, il commissario Calabresi, un ritratto vivo di una città e la sua risposta di massa antifascista alle tesi degli opposti estremismi. Il volume successivo affronta un altro degli argomenti cari a Uliano Lucas, eh, il fenomeno dell'immigrazione. Eh, in quegli anni aveva già assunto dimensioni e aspetti talmente ampi e drammatici da rendere necessario un esame articolato e approfondito del problema. Eh, su questo terreno, Uriano Luca si è mosso per anni come fotoreporter, cercando di capire e di trovare i mezzi per comunicare visivamente una diversa realtà che si sta imponendo con violenza, ma che è anche alle volte impampabile e sfuggente. Il libro successivo, l'informazione legata, è eh, un caposaldo del, della storia del fotogiornalismo in Italia. Il sottotitolo, vedete, il fotogiornalismo in Italia 1945-80. E, e il volume è stato pubblicato in occasione di una mostra, appunto, il fotogiornalismo in Italia 1945-80, promossa dalla provincia di Bari, e eh, realizzata presso la Pineteco provinciale di Bari nel marzo del 1981. E, in questi ci sono numerose fotografie in bianco e nero, non ci sono solo scatti ovviamente di Uliano, ma eh, eh, Uliano ha raccolto intorno a sé eh, Gian Colombo, Sellerio, Patellani, Franco Pilla, Tano D'Amico, Uguamulo, Sletizia Battaglia, Mario De Biagi e eh, Tazio Seccheroli, Berengo, Dondero, Giulia Nicolai Alessandra e così via. Il libro successivo è un libro, eh, il 68 a Milano, di cui dirò molto poco perché sarà approfondito poi successivamente eh, dal dalla curatrice della mostra eh, di allora Giovanna Calvezzi. Vi dico solo che, eh, in, questa, in, questa, in questo libro, e, e in mostra c'era una carrellata dei più importanti fotografi italiani attivi in quegli anni eh, a Milano. Passiamo un altro libro altri sguardi immagini della follia anche qui eh, Uliano lucas ha fatto un viaggio di durato oltre 30 anni negli ospedali psichiatrici e nei centri di salute mentale italiane e documentando la trasformazione del mondo della psichiatria e dei suoi utenti dallo spazio alienante dell'ospedale eh, come scrive Cosimo Schinaia che nel saggio di apertura del volume spinge il balato in una dimensione quasi fettale di totale chiusura verso l'esterno. Lucas segue i pazienti invece nel luogo protetto ma socializzante del bar e della piazza. La copertina è significativa, se avete presente le altre immagini che affrontano questo argomento questa è sicuramente in controtendenza. Volume successivo è il nostro, quello che eh, editammo eh, nel 2010, e, è un volume, diciamo, antologico eh, che raccoglie un po', diciamo, tut, quasi tutto il percorso. Eh, Creativo di, di Uliano Lucas, eh, la curatela come anche la scelta delle fotografie di questa sera, insieme eh, a, a me e a Luciana Miodini, eh, fu fatta anche da Tatiana Agliani, la figlia di, di, di Uliano Lucas. Volume successivo. Qui ci sarebbe dovuta essere la Lucia, purtroppo assente, e questo volume è del 2012, cioè eh, due anni dopo il nostro, è un volume che, eh, diciamo, raccoglie eh, la storia, quello che può essere un po' la storia di Giuliano. Inizia proprio eh, parlando del, eh, del della sua, quasi dalla sua infanzia, dei Diciamo, da, della sua famiglia e va avanti, e, e percorre tutta, tutta la, la sua carriera, e, raccontando appunto chi, chi è e cosa ha fatto eh, Ugliano. Ulteriore volume, questo curato da Ugliano Lucas e Tatiana Agliani, la figlia, La realtà, lo sguardo e storia del fotogiannalismo italiano. Questo è un volume. Fondamentale ehm, in quanto eh, è forse, io credo, l'unico volume organico in cui eh, si racconta appunto eh, la storia del fotogiornalismo in Italia, che è diversamente è sempre stata trascurata, eh, percorre praticamente oltre 100 anni di storia del fotogiornalismo italiano. E ragiona sulle funzioni attribuite nel secolo scorso alla fotografia di informazione e sulle caratteristiche e i limiti che ne hanno segnato l'evoluzione in Italia. Ricostruendo i percorsi di oltre 100 anni di storia del fotogiornalismo italiano, il libro ragiona sulle funzioni attribuite nel secolo scorso alla fotografia di informazione Analizza le scelte culturali e politiche del nostro fotogiornalismo seguendo la storia delle testate e quelle dei fotoreporter. Esamina i generi, gli stili, il rapporto tra la fotografia e la sua messa in pagina, le diverse prospettive e sensibilità con cui i fotogiornalisti italiani hanno scelto di osservare e raccontare la realtà. Descrive l'intreccio fra le trasformazioni del paese e quelle della stampa, i cambiamenti del linguaggio del fotogiornalismo in rapporto alle mutate richieste. Della società. In precedenza, eh, non, ho, non ho messo la copertina, ma mi, ci tengo a ricordarlo. Nel 2004 eh, è uscito per, i, del, per gli annali di Einaudi, per la storia d'Italia, eh, il numero 20, dedicato all'immagine fotografica 1945-2000, che fu proprio curato da Uliano Lucas. E, è una ricca antologia iconografica e accompagnata da testi eh, di, 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 diciamo, di, di giornalisti scrittori eh, ad esempio Gianni Mura Enrico De Aglio ma anche ad esempio Michele Smargiassi eh, che in questo volume analizza il mutare delle della famiglia attraverso le sue fotografie, dieta, Buoni, eccetera. Insomma. Altro volume, eh, questo è un, eh, di nuovo un volume diciamo, che riassume un po' eh, la, tutta la carriera di Giuliano, sono circa 150 immagini. È un omaggio alla sua carriera, appunto, e non voglio scendere nei particolari, ma come dico è un volume di tipo antologico. Questo è un volume particolare. Un, un, uh, Uliano è sempre stato, diciamo, attento al, uh, alle situazioni Diciamo, ai deboli, ai, alle situazioni problematiche. Eh, questo lavoro è frutto di un'indagine che lui ha fatto eh, descrivendo eh, la vita nella terra di mezzo dei centri di accoglienza. Eh, oltre al viaggio in mare, gli arrivi faticosi verso la riva, porta la macchina fotografica dentro il luogo in cui la persona trova una tenda, una casa e di la, tenta di ritrovare la speranza di una vita da ricostruire. Eh, questa mostra è stata anche ospitata al Museo del Cinema di Torino e ha ricevuto, eh, visto l'alto valore eh, morale e, e sociale, eh, un riconoscimento della medaglia del Presidente della Repubblica. A questo punto, eh, questo è l'ultimo volume che, di cui parliamo e che è anche quello che ha dato eh, diciamo, il, il titolo a questa serata. E, a 50 anni dal 68, questo libro fa rivivere attraverso l'immagine immagini dei periodi più controversi della storia contemporanea e diciamo che buona parte, probabilmente, di questa serata. Eh, sarà proprio dedicata a, a, questo, a questo argomento, ma non solo. Beh, buonasera a tutti, sono qui alla... possiamo iniziare la discussione, insomma, non, mi sembra un'ottima presentazione, grande piacere aver visto alcune copertine di libri che mi sono costati fatica, sudore e sangue, che hanno avuto una buona circolazione e che sono stati un motivo di discussione, di polemica e di presa di coscienza da parte di molti fotografi, giornalisti e altro. Mi preme sottolineare che io, oltre ai reportage, nel senso reportage giornalistici per i giornali in cui collaboravo, ho collaborato solamente in giornali in cui mi riflettevo politicamente e culturalmente per sgomberare il campo, no? un certo momento, non ho mai pubblicato su oggi o gente o altri giornali di quel tipo, ma sempre su dei giornali, a un certo momento in cui ritorno a dire mi riflettevo e avevo fiducia nel direttore del caporedattore, e quando il direttore e il caporedattore se ne andava via, a un certo momento smettevo di collaborare. Tutta la mia vita è stata di freelance, cioè un fotografo indipendente, per cui sono un precario da quando avevo 16 anni. No? È stata una scelta, una scelta che ho fatto con, con, con condizione di causa, con capacità, cercando di capire il mondo che mi stava intorno. Ho scelto praticamente di fare il reporter con una, in una lunga gestazione perché... Ho passato praticamente gli anni della mia gioventù, quando parlo della mia gioventù, proprio i 16 anni, dai 16 anni, in quei locali straordinari che si trovavano nella zona Brera di Milano, all'ombra dell'Accademia, ed erano delle vie dimenticate nel centro storico dove convivevano pittori, artisti, e operai e artigiani e anche dei, delle case di tolleranza. No? si affacciava verso via Pontaccio e via Solferino, le, le vie della borghesia milanese, dall'altra parte il quartiere Garibaldi, che era ancora un quartiere operaio. Lì praticamente per un insieme di ragioni si sono radunate centinaia e centinaia di persone, poi perché la vita costava poco, poi perché c'erano molte affittacamere, poi perché a un certo momento c'erano dei ristorantini che ti facevano credito, poi soprattutto perché c'era un'intensa attività intellettuale di discussione altro. E lì ho conosciuto, in questo bar Giamaica, ho conosciuto personaggi mitici e straordinari a cui devo molto, tra cui nel mondo della fotografia personaggi come Ugo Mulas, Mario D'Ondero, il Bavagnoli, la Giulia Nicolai, il Carlo Cisventi, per dire dei nomi di quella scuola milanese. E, 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 ma, ma intorno a questi c'erano poi i pittori, c'erano gli scrittori ma sotto il gruppo in cui io mi sono accompagnato per molti anni che è stato il gruppo di Piero Manzoni, di Enrico Castellane e Bonalumi, cioè il gruppo di Azimut e anche la Nanda Vido era un giovane a un certo momento problematico e sottoscritto un po' ribelle a un certo momento, anzi, ribelle che però all'interno di quelle Persone che ho frequentato, ma anche gente anziana che mi aveva dato fiducia e altro e subito solidarietà, sono cresciuto. E Sono cresciuto, devo dire, bene: sono cresciuto con incontri, incontri straordinari e attraverso anche così una, un cercare di capire quello che stava intorno a me e quale poteva essere il mio futuro. E loro mi hanno indirizzato. Sono facendomi capire due cose, loro e anche altri, siamo in chiaro. Uno, che l'unica cosa che possedevo allora e ancora adesso è il tempo, allora avevo deciso che il tempo me lo gestisco io. E la seconda cosa è che a un certo momento l'assoluta la, libertà, l'assoluta libertà a un certo momento che si può vedere, capire, concepire in tanti modi e il desiderio assolutamente di raccontare e raccontare a un certo momento andando contro tutte le strutture sovrastrutture della, della società in cui noi viviamo e soprattutto devo dire disinteressandomi totalmente di quello che si chiama il compenso, i soldi, il dovuto no? quanto guadagnerò no? e a un certo momento quel tipo di uh, conquista di un ruolo no? che ancora oggi c'è ma rifiutando quel ruolo e soprattutto ponendomi il problema, qual è il mio ruolo di reporter all'interno praticamente della società? Qual è il mio ruolo, la mia funzione? No? Una domanda che me la sono fatta loro ma continuo a farmela ancora adesso. Tutto qua. Giuliano, a questo punto eh, cosa dici se facciamo vedere quei brevi spezzoni d'epoca eh, di quell'intervista che ti fece Carla Cerati? Sì, con una, una premessa per far capire che eh, con Carla Cerati, eh, deliziosa, simpatica, straordinaria fotoreporter, amica, eh, lavoriamo molto per uh, far entrare praticamente nell'ordine dei giornalisti e nel sindacato no, i fotoreporter italiani, organizzando in un'associazione una, un che già esisteva all'IRF, no? organizzando praticamente centinaia e centinaia di... di di persone, di aderenti, di fotografi, di cineoperatori, no? e riuscimmo poi, insieme a Franco Pina, insieme a Bizzicca, insieme a Nemitz e altra gente, riuscimmo praticamente a far entrare no? nell'ordine no? i fotoreporti. Devo dire che fu una battaglia durissima, durissima, questo io sto parlando degli anni 75 e 76, ma di una durezza che non avete idea, perché gli editori erano contrari, i giornalisti erano assolutamente contrari, e riuscimmo a farli entrare attraverso una legge no, dell della, della Costituente eh, Comunità Europea. E lì si, si, si arrivò anche a una frattura all'interno del mondo dei fotografi, del mondo dei fotoreporter. Tra i fotografi praticamente assunti nei giornali, no? e, e, e la, i fotografi delle agenzie fotografiche che allora dominavano, tipo l'agenzia PubliFoto no? o la, la Dufoto di Roma, per fare dei nomi, e i freelance, i quali non avevano, erano dei pubblicisti, per cui non, non potevano arrivare all'assunzione per le regole in cui era regolato. No, battaglie di Io, Carla e altri, un che passavano attraverso la l'inventarsi dei giornali, dei dibattiti, delle discussioni, andare nelle camere del lavoro, andare nel sindacato, dei giornalisti, no? discutere. E alla fine riuscimmo, no? in pratica, a far entrare, a organizzare, e però eh, siamo arrivati in ritardo perché ormai praticamente le nuove tecnologie, no? in cui si vedeva, si intravedeva e su cui discutevamo già, ci avrebbero spazzato via. Infatti io ho sempre considerato il mio lavoro... Un lavoro molto individuale, no? proprio, e eh, esigo all'interno del giornale un rispetto, cioè rispetto verso quello che porto, cioè che cosa porto, porto questo momento delle immagini che servono a costruire no? il giornale e a fare il giornale. Ma tu scegli tu le tematiche e poi le proponi al giornale? Quasi sempre ho sempre fatto e questo. E sono tematiche di tipo sociale e politico. Sociale e politico, e soprattutto sono state tematiche in determinati anni che qua non arrivavano, so, io parlo dei miei viaggi in Africa, delle guerre. Di liberazione in determinati paesi, oppure gli anni 60, non so. Erano cose che, quando arrivavo con questo pacco di fotografie, dopo che mi ero autofinanziato, dopo viaggi di disperazione, spesso mi ridevano in faccia. Io ho trovato lungo i corridoi gente che mi ha cacciato fuori, eppure erano cose che nel giro di sei mesi, otto mesi, saltavano sulla grande stampa internazionale. La figura del freelance. Era gente che con uh, intelligenza, con uh, una... la grande scuola europea del giornalismo portava dei temi che erano fondamentali, ma il nostro giornalismo era talmente provincializzato allora e anche adesso che non poteva assolutamente capire questi reportage di grande respiro e di grande cultura. Io stando a freelance all'interno del giornale ho sempre avuto molto potere. Perché mi... perché... Ma molto in che senso? Cioè, Potevi sì. condizionare l'impaginato, potevi imporre il... Tuo taglio? In alcuni giornali sì, l'ho fatto, al il tempo illustrato l'ho fatto, con De Benedetti l'ho fatto, però rimanevo ore e ore al giornale, cioè seguivo l'impaginatore, buttavo via del mio tempo, cioè credevo alla mia fotografia o al mio servizio o a quello che dicevo. Nel 1970 io sono stato in Albania, il primo reporter ad andare in Albania, sono stato in Albania un mese e mezzo. Il servizio l'ho venduto su un giornale tedesco. Un settimanale italiano, epoca, lo pubblicò su otto pagine. Il titolo di apertura era Un fotografo cinese visita l'Albania. E c'erano queste otto pagine di questo reportage sull'Albania dove io passavo, cioè il mio nome non c'era, non esistevo. No? Io venivo passato come un fotografo cinese Ma della, della Repubblica Popolare Cinese. Ma perché perché stradò, faceva fine? Non perché faceva fine, perché per gli, per gli italiani era impossibile, cioè questo stando al giornale, è il ragionamento del direttore del giornale era impossibile che un reporter italiano fosse stato in Albania perché l'Albania era allora la culla del maoismo no? era una centrale massiva quindi, eh, quindi queste immagini dico, dovevano essere per forza fatte da un cinese mentre invece questo signore era un Diano Lucas ma contemporaneamente che lo, guarda caso aveva anche un nome un po' strano un nome un po' strano ma contemporaneamente la cosa divertente è che lo stesso reportage uscì, uscì su un giornale tedesco e ci fu materizzato da parte della stampa tedesca questo punto ehm, vedo, vedo Giovanna ricomparire e possiamo rientrare nel discorso di cui, con cui avevamo finito con i libri, cioè con il discorso sul, eh, sul 68 ed intorni. Sì, è, è un tema che evidentemente quello dell'impegno politico è sempre stato carissimo a Giuliano e anche in un ambito Uh, sia di militanza che successivamente di collaborazione con i giornali, Uliana certamente è sempre stato un punto di riferimento. Eh, era una memoria e noi quando abbiamo pensato di fare insieme questo libro che si chiamava appunto Il 68 a Milano l'abbiamo fatto perché era il 1998 e scherzosamente dicevamo tra di noi sono passati 30 anni, finora abbiamo ancora memoria, non è detto che quando arriverà, che ne so, il 2008, non ci ricorderemo più niente. Quindi finché ci ricordiamo qualcosa, vediamo di mettere insieme quello che ci ricordiamo. Abbiamo cominciato a lavorare riprendendo un'iniziativa che era stata di una grande donna e di una grande agenzia che era Grazia Neri e quello che era in quel momento un suo collaboratore per la parte per la parte video e che era però anche un grandissimo giornalista, anche direttore di Radio Popolare di Milano, che era Piero Scaramucci. Abbiamo cominciato a riflettere su come avremmo potuto affrontare questo tema di ricordare cos'era stato il 68 per Milano. Casualmente un giorno, eh, passando in triennale, abbiamo incontrato quello che allora era il presidente, Alfredo De Marzio. Che io avevo conosciuto perché era stato un era nell'ufficio della Rizzoli a New York. Quindi ci siamo incontrati casualmente e abbiamo buttato lì come quasi sembra sembra quasi una barzelletta, e abbiamo detto "Ma tu vorresti fare qui una grande mostra sul 68?" E lui ha detto "Sì". Noi siamo rimasti estrefatti perché la triennale era ed è comunque uno spazio di grande prestigio e l'idea che un nuovo presidente accettasse di riflettere su quello che era stato il 68 a Milano 30 anni prima era certamente inusuale è nata in questo modo questa collaborazione con Uliano lui ha giustamente fino ad ora sottolineato il suo impegno di fotografo però contemporaneamente lui ha sempre avuto nei confronti degli altri fotografi, dei suoi colleghi, un atteggiamento di grande generosità e sempre all'insegna della condivisione. Quindi lavorare con lui è stato una facilità estrema. Abbiamo eh, pensato a tre grandi tematiche in cui avremmo potuto articolare questa mostra. La prima era il tentativo di ricostruire eh, come era nata, questa era un po' anche l'idea di... di, di di Uliano che eh, conosceva molto bene quello che era la generazione dei fotografi <coughs> suoi contemporanei, quelli leggermente prima di lui, ma anche quelli successivi alla sua generazione, lui conosceva molto bene il fatto che per esempio tutta la, la sua generazione in pratica era nata dalla strada, era una generazione autodidatta, era una generazione di fotogiornalisti fortemente impegnati con un altissimo senso etico e civico. Quindi abbiamo cercato di ricostruire, eh, se vuoi far partire um, la sequenza, abbiamo cercato, inizialmente questa è la parte di cui mi sono occupata io, abbiamo cercato molto eh, di dare voce a tutti i progetti, a tutti i lavori che a partire dal 67 avevano coinvolto la fotografia, chiamiamola milanese in senso... Ampio e contemporaneamente non è questo. Devi andare a Toni Nicolini. Va bene. Scusami, eh? sì, sì. Eh, è la prima scusa parte io del libro. Questa sì, è sì, l'ultima. Sì. Ecco, eh. questa appunto eh. era la copertina del libro, impaginato da Mario Piazza, un'impaginazione ancora magnifica. E quindi abbiamo messo Toni Nicolini che aveva seguito la marcia nella Sicilia. Occidentale nel 67. Poi avevamo coinvolto Gianni Berengo Gardin che aveva fotografato le manifestazioni alla Biennale di Venezia. Poi Uliano Lucas, che nel 68 non aveva potuto fare niente perché era militare e quindi aveva fotografato i suoi compagni di leva. Poi abbiamo fatto Piero Raffaelli, che viene adesso, che aveva fotografato viceversa l'occupazione della Triennale di Milano. Poi il lavoro di Carla Cerati sui manicomi, il libro Morire di classe che lei aveva fatto insieme a Berengo, ma dato che avevamo messo Berengo a Venezia, qui abbiamo messo Carla Cerati solo eh, sui manicomi. Ugo Mullas aveva fotografato i, i funerali delle vittime della strage alla Banca Nazionale dell'Agricoltura a Milano, eh, poi Cesare Colombo invece aveva fotografato dal 68 al 72 tutte le manifestazioni che avevano animato la vita della città. Successivamente abbiamo messo una, un reportage di Massimo Vitali che viene dopo, credo, sì, Massimo Vitali che aveva fotografato il, um, i funerali di Giuseppe Pinelli, ma aveva, avrebbe fotografato anche le prove che, avevano fatto, che aveva fatto la polizia per dimostrare che lui era effettivamente caduto dalla finestra. Poi abbiamo, fatto, abbiamo presentato il lavoro di Francesco Radino, che era un lavoro legato agli studenti. Francesco Radino in quegli anni era il fotografo del movimento studentesco, quindi seguiva tutta l'attività degli studenti. Walter Battistessa, che eh, nel 73 aveva Fotografato forse per la prima volta in Italia il, la gente che andava allo stadio, quindi i, i tifosi eh, che andavano allo stadio di San Siro. E avevamo finito eh, questo lavoro eh, con un lavoro di Tony Thorinberg. No, non era la fine del. No. Tony Torimberg, che aveva fatto questo lavoro mentre frequentava la scuola, mentre era studente dell'umanitaria, che aveva fotografato i ragazzini della periferia milanese a Pioltello, e eh, poi era stata la volta di Aldo Bonasia, grandissimo fotogiornalista che aveva seguito tutte le manifestazioni. Da, diciamo, aveva pubblicato un libro che si chiamava Vivere a Milano dove raccoglieva le sue immagini più drammatiche dal 69 al 75 e eh, infine avevamo messo il lavoro di Marcella, Marcella Campagnano, che aveva fatto un lavoro molto bello che si chiamava L'invenzione del femminile, nel quale aveva fotografato, mh, aveva invitato tutte le sue amiche e le aveva chiesto loro di interpretare tutti i ruoli che... L'essere donna comportava in quegli anni: cioè essere madre, essere moglie, essere casalinga, essere studentesca, eccetera. E poi, eh, per concludere, avevamo messo questo lavoro tardo, di, tardo rispetto al 68 di Gabriele Basilico che segnava un po' la fine di certi movimenti, di certi eh, spontaneismi entusiasmanti, eh, che era un lavoro fatto. Al Parco Lambro durante che, veniva, che, aveva, che Basilico aveva chiamato Proletariato Giovanile, che raccontava appunto l'ultimo festival di Renudo al Parco Lambro di Milano. Quindi in questo modo noi avevamo voluto raccontare non solo degli eventi che avevano delle connotazioni politiche, ma anche e soprattutto. Come si era modificato nel corso del tempo un pochino il linguaggio della narrazione giornalistica, ma anche testimoniare una serie di autori, ehm, se volete, che in quegli anni non erano neppure molto noti. Dopodiché, invece Uliano, qui se Uliano vuole intervenirmi mi farebbe molto piacere, eh, avevamo creato questi capitoli dedicati a uh, alla rappresentazione eh, della città. C'era questo capitolo autori vari, quindi con un lavoro di ricerca che lo avevo. Vuoi parlarne tu, no? Oh, era, sì. era, era come, come dire, il, guardando il libro adesso, che da molto non lo vedevo, ti no? esce fuori proprio una, una ricchezza di una fotografia italiana no? straordinaria di quegli anni, che non trovava praticamente poi una messa in pagina. Cioè, era praticamente dei reporter che chi militanti, chi no, un certo momento che di, di generazione anche diversa, perché tra Carla Cerati e praticamente Tony Tonimer, insomma, ci sono molti anni di differenza, ma comunque anche di formazione, formazione culturale, no? impegno e tante altre cose. Però ti usciva fuori praticamente un racconto corale che dava l'idea a un certo momento di un'altra Italia, ma soprattutto e di, un, di più linguaggi della fotografia. no? E la stessa cosa è stata nella scelta poi di, di questo materiale vasto e vario, andando praticamente negli archivi dei giovani fotografi soprattutto e per cercare fotografie dell'urbanistica, del territorio, dei nuovi quartieri, del lavoro, delle femmine, delle donne, delle manifestazioni alla sera, di sabato del sabato praticamente in cui la maggioranza dei giovani si dava appuntamento nelle piazze di Milano per dimostrare. Cioè, una città vivissima all'interno di quello che è stata una conflittualità, praticamente chiamata strategia della tensione o altro, che però viveva e soprattutto a un certo momento credeva, credeva delle utopie, credeva delle speranze e altro. Ma subito le fotografie danno l'idea, a un certo momento, che, come in queste, di rovere degli operai dell'Alfa Romeo in una manifestazione sull'autostrada o. La grande assemblea dell'Alfa Romeo, e, come prima quella di Nicolini, praticamente delle modelle di mod moda in via spiga, no? Cioè una città che, comunque, nella sua conflittualettuale, nei suoi problemi, o queste che sono praticamente di Giovanna, che è praticamente, il logo no? Del, delle varie organizzazioni della sinistra parlamentare, che non è una cosa semplice, no, è una cosa di grande intelligenza. No? Andare, guardate il manifesto, Lega di Norosso, Potere Operaio in questi passaggi lungo le vie delle manifestazioni e altro. Comunque ti usciva fuori una, una, una ricchezza praticamente, questo è l'oconsolo che era il fotografo della Camera del Lavoro, no? per cui anche questo dall'idea che siamo andati a, anche da questo straordinario fotografo dimenticato dai più, no? e che aveva fotografato praticamente tutte le storie operaia, all'inizio tutto il 68-69 in brianza, lasciando una documentazione, devo dire ancora oggi... No, bella, straordinaria, no? per, per, eh, siamo andati persino dico, nei, nei quelli che iniziavano a far fotografie, no? dandogli praticamente la possibilità di esprimersi, no? di diventare, di, di essere partecipe. Ecco, è un libro di partecipazione, è un libro in cui credo che chi ci ha collaborato e chi ha dato le fotografie e la fotografia si è trovata forse per la prima volta a un certo momento insieme a registrare. Ripeto, una grande un certo momento, potenzialità, un certo momento, una, un fare cronaca, un documentare, un impegno e altro che però praticamente erano passati anni ed era una triennale di celebrazioni. Peccato, perché erano delle foto che se venivano praticamente utilizzate negli anni praticamente in cui sono state scattate, beh, sicuramente l'informazione ne avrebbe guadagnato. Ecco, posso inserirmi Claudio? Certamente. Vorrei proprio. Vorrei chiedere a Uliano di ragionare sul, sul ecco, posto. Ti chiedo po scusa un attimo. Eh, mentre dialoghi, eh, possiamo anche far vedere però, noi abbiamo raccolto una dozzina di immagini del 68 di Uliano. Eh, pensi che possiamo farle passare esatto. come sfondo? Certamente. Esatto. Esatto. Grazie. Anche eh, provo esatto. se vuoi farlo partire. Esatto. No, per... Uh per articolare meglio la domanda che vorrei fare a Uliano, cioè il posto del fotografo in tutto questo. Cioè il posto del fotografo come intellettuale, cioè il posto del fotografo come non soltanto come cronista de, di questi eventi, perché io credo che ci sia questo paradosso, per cui che non vale solo per i fotografi, diciamo, ma vale molto per i fotografi. Cioè quando un fotografo si occupa con grande intensità del periodo in cui vive, questo periodo è molto intenso e molto caratterizzato, il fenomeno paradossale è che il suo, il suo apporto intellettuale rischia un po' di scomparire dietro l'argomento, dietro il tema dietro e quindi di, di, di lasciare il posto a, a dei cliché, insomma, almeno nel, eh, ne, ne, negli anni successivi. Per cui ecco, ci sono eh, a, me, a, me, a me e credo anche a te, Uriano. Non piace quando vieni identificato come il fotografo del 68, come suppongo non, non piaccia che so a Letizia Battaglia essere interpretata, essere definita la fotografa della mafia, o che so a Tano D'Amico, il fotografo del 77, cioè quasi come se foste dei portavoce di una, di un, di una storia che passava attraverso di voi e poi arrivava, cioè voi foste semplicemente dei mediatori, no? Io credo che voi foste degli interpreti e degli organizzatori anche ah. attorno a quella cosa per cui io vorrei chiederti Cosa significa? Vabbè, partiamo da questo cliché. Cosa significa essere stato il fotografo del 68? Per paradosso, voglio dire tu, fra l'altro, il 68 vero e proprio, non, non, non l'hai neanche, quell'anno specifico lì con quel millesimo, l'hai anche fotografato di meno degli anni successivi e poi comunque no, non era la, la cronaca che ti interessava di quegli anni. Allora che cosa voleva dire essere fotografo di quel periodo intenso? Beh, sì, effettivamente il 68, 68 non l'ho fatto perché ho passato il servizio militare in una compagnia disciplinare, per cui mi hanno messo subito a posto. No? E devo dire che però poi mi è servita quando ho, fatto una, ho lavorato a un libro, l'Istituzione Armata, no? E... Cosa ha significato? Beh, tanto sai, sono le formazioni. La mia formazione era, tanto avevo alcuni anni di più rispetto a molti altri giovani fotografi, eccetera. Il problema è che mi ero formato in una Milano degli anni Sessanta, per cui ero a no, cioè, un certo momento, come dire, culturalmente, politicamente, posso formato, no? cioè sapevo perfettamente perché avevo fotografato la Milano degli anni Sessanta. Ero entrato già in quello che erano i fermenti, quello che la, le talpe stavano lavorando, mi ero occupato di emigrazione, mi ero occupato della città che stava cambiando. Comunque partecipavo a un dibattito politico e culturale notevole che c'era allora, in pratica, e collaboravo soprattutto a dei giornali come Vie Nuove, Il Mondo e, e altri. No. Arriva un appuntamento che, l'appuntamento del 68, è l'appuntamento contro l'autoritarismo, non, non è il 68. Cioè, adesso è passato, tutti quanti, ah, il 68 e 68. No, è stato un appuntamento anche autoritario. Che se lo vai a spiegare ai giovani non riescono a bene a comprendere. Come quando qualcuno mi chiede: ma com'era questo Giamaica dove lei poteva dare del tu? praticamente a Carlo Gransci, il fratello di Antonio, no? e giocare a scopone con lui. Lucio Fontana e Piero Manzoni, com'era Piero Manzoni e com'era Arbasino e com'era Pietrino Bianchi. È difficile, è difficile raccontarlo, altre epoche, altre storie, altre, altre situazioni. Comunque, il 68 è stato per me un movimento anti-autoritario, ma non italiano, è stato un movimento autoritario di tutto il mondo. Ecco, scusa, è proprio questo secondo me che lega: tu, non è che a un certo momento tu hai smesso di occuparti dell'Italia e sei andato a occuparti dei fronti. Rivoluzionari in Africa, in Africa. Era, faceva parte di uno stesso. Era uno tutto stesso. collegato. Cioè, era, il collegamento per me era un'esplosione, praticamente, di dei giovani che volevano scegliere, di no? cioè, vivere, no? Che erano stanchi, a certo momento, di, una, di una meccanismo, un certo meccanismo, dei padri, no? di un, eh, essere inseriti all'interno di una società già tutta programmata, no? Amavano la musica, il rock, il sesso, a un certo momento, e volevano rompere col bigottismo, con questo conservatorismo che c'era dentro. Volevano la libertà, volevano la democrazia, volevano a un certo momento le nuove, nuove leggi, no, moderne e altro. Ma soprattutto era un paese, e ci dimentichiamo, era ancora un paese profondamente fascista l'Italia profondamente fascista. Basta pensare al Codice Rocco e basta pensare che i diritti non esistevano. No? E basta pensare che poi ci sono stati dieci anni di lotte devo dire, spesso feroci per arrivare a, a dei cambiamenti tipo l'introduzione di una democrazia nelle fabbriche, no? la fine dei baronati l'abolizione degli ospedali psichiatrici, no? le carceri, no? non e, e, e poi la nascita del femminismo e tutto il resto. Cioè, si potrebbe andare... Insomma, alla Breda, nel 1968, non c'era ancora, cioè, ancora la doccia nelle grandi fabbriche, per cui l'operaio già lavorava e poi andato, andava a casa in bicicletta no? o in motorino no? sporco. E Pensate cos'erano le piccole fabbriche in cui era disseminata Già l'Interland, dove entravano dentro gli immigrati no? di cui non se ne sapeva assolutamente nulla, piccole fabbrichette dove lo, lo, lo sfruttamento era totale. Insomma. Allora il problema era di andare a raccontare, certo, praticamente i giovani che occupavano via festa del perdono dell'università o i ragazzi delle scuole, cioè i liceali che entravano anche loro con manifestazioni in piazza e cortei a discutere. Ma andare anche a fotografare, praticamente questi privi collettivi, i, i giovani studenti davanti alle fabbriche, non solo a Milano, ma a Torino, potere operaio, lotta continua. Questo dibattito, un certo momento, che, che partiva no, da, da, dalle condizioni operaio e dal mondo operaio no, e dalla situazione operaia per arrivare praticamente, che poi è arrivata, al all'aborto, alla è arrivato un certo momento, a quello che è stato tutta la, la straordinaria storia. Allora, o tu eri partecipe dentro in questo no? e dovevi capire, cercare di capire, perché il capire era non solo andare in fabbrica a fotografare, era uscire con loro dalla fabbrica. Era seguire queste persone qui che prendono, che corrono dietro al, al tram a <ride> prendere e il troppo troppo... Vivevano e andare, esatto. andare nei quartieri periferici dove si svolgeva la loro vita. Cioè. Esatto, ma perché poi se tu prendi quel quartiere gratosol è stato costruito in sei mesi, in fretta e in furia, perché a Milano a un certo momento c'erano migliaia e migliaia di persone senza casa, senza niente, disperate. Per cui a un certo momento delle cose costruite dal sindaco Agnasi con velocità, di cui si guardavano e si dicevano ma guarda che brutto che bello, o si è risolto il problema, ma nessuno entrava dentro e andava a conoscere, a parlare, a vivere. Con e questo, andato, tu andando in quei quartieri lì, trovavi fra l'altro una realtà meno retorica, meno messa in... non la realtà dei cortei, non la realtà della, della coscienza di classe, ma, anche, ma una realtà di vita quotidiana, dove magari c'erano anche. Le contraddizioni, la, il, 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 entrando nelle cucine o, 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 o nei garage, tu del, del, trovavi gli, 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 gli elementi di consumismo, di, 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 insomma, di omologazione anche, di, cioè, scoprivi le contraddizioni di una, di, una, di una situazione che non era. Andavi oltre la retorica dei cortei, no? Era così. Esatto. Ma infatti, io non, non, non ragionavo sulla classe operaia nel senso politico, ma gli operai che è diverso. Cioè, dove vivevano, come vivevano. Cioè, quando tu uh, finivi in, uh, alla stazione centrale, in pratica, in questi treni del sole che arrivavano, no? certo che i fotografi fotografavano poi il meccanismo della <ride> donna in nero, no? e, 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 insomma, tutto quello che era l'armamentario. No? Il problema era invece seguirli praticamente e finire a Rowe, no? nelle vecchie cascine dove questi vivevano. E seguirle poi in queste piccole fabbrichette nel sottoscala dove gli operai milanesi erano usciti fuori e questi stavano facendo e continuavano il miracolo economico. Ma entrare poi nelle loro case, nelle loro abitazioni due anni, tre anni dopo, nelle case popolari ad Arese, no? E vedere i figli che iniziavano ad andare a scuola parlando dialetto e altro, e queste donne che sono entrate in fabbrica e lì hanno trovato la liberazione. Le donne sono state straordinarie, le donne che erano all'Imperial in queste fabbriche, no? che erano diventate praticamente delle straordinarie agitatrici, no? perché scoprivano attraverso il lavoro, l'impegno, no? i compagni, no? la catena di montaggio, no? Proprio la, la collettività e altro. E poi seguire dalla sera, ma seguire anche all'oratorio, come la sezione del Partito Comunista. No? Cioè tutto un mondo che a un certo momento era lì. Il problema dovevi fare poi, quando parliamo dell'autoturismo e tutto questo, il problema è, non dovevi tornare a scattare la fotografia della banalità dell'operaio come a un certo momento l'unità te lo dava. Cioè, dovevi praticamente, e, e tutte le rivoluzioni te l'hanno spiegato, dovevi inventarti un nuovo linguaggio, una nuova forma, un nuovo racconto. Cioè, la grandezza della, della, dei fotografi dell'Unione dell Sovietica del 17-18, Roccenco per tutti, è che a un fatto rivoluzionario incredibile, a un certo momento, hanno optato no, per una... Ricerca di no? un nuovo tipo di linguaggio tra la grafica e la fotografia e ci sono riusciti. Poi è andata male, c'è stato Stalin, eccetera. Sono tornati questi tromboni no? che hanno fotografato un operaio. Ma dovevi invece entrarci dentro e sapere e capire e ragionare. Questo ti aiutava molto l'urbanistica, il territorio, certi scrittori, i poeti, operai, no? Tut, tutto un mondo. Allora, erano quelle foto che poi uscivano fuori, e devo dirti. Gli operai sentivano loro, questo è il dato. Cioè... E, scusa, scusa, Uliano, te, proprio questo, questo è un punto importante. Cioè, un altro degli errori di prospettiva che si può fare riguardando oggi, dopo tanto tempo, le tue fotografie è pensare che fossero in qualche modo dei documenti storici istantanei pronti per, essere, per il. Insomma, per essere tesaurizzati e, e rivisti in futuro. No, io credo che tu non abbia... Sì, tu avevi una... Se, se l'atteggiamento dello storico è quello di, di chi cerca le cause, gli effetti, di chi cerca... Certo, tu avevi questo atteggiamento, ma tu non hai mai pensato ad accumulare materiale che servisse eh, per, per ragionarci sopra quando sarebbero. Sarebbe, sarebbe maturato un distacco storico. No, tu pe... io almeno te lo chiedo, almeno, ma mi sembra... Che, che, che sia stato così. Tu intendevi il tuo lavoro come uno strumento che fosse in grado di agire immediatamente sulle, sulla situazione in cui, che, che stavi fotografando. E, e, io non so se questo sia successo pienamente, tu mi hai, hai detto prima, in realtà molte di queste fotografie non ci finivano sui giornali. No? E allora questo è stato forse un elemento anche di, di delusione, anche di, no? del non poter usare quelle immagini in come, come, come volevi, come volevate usarli voi della vostra generazione, cioè come strumenti politici. Devo dirti che io li ho usati, li ho usati come strumenti politici in più forme e in più, più maniere. Ti spiego, io non, 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 io non ho mai lavorato per la CGL o un sindacato. Cioè, molti pensano, ma tu tutte queste foto poi finire? No, io non ho mai lavorato. Cioè io non ho mai avuto una commissione, nel senso dalla CGL o da altro. Ho lavorato solamente con un giornale sindacale che era azimo, molto straordinario, è è, ma negli anni successivi. Il problema è che io ho lavorato per grande fortuna, in un momento, per l'espresso e il tempo illustrato di Nicola Cattedra e per dei giornali della borghesia progressista. Questo è il dato. Cioè, quando il direttore dell'Espresso mi mandava a Torino a fotografare gli operai della Fiat un certo momento, no? mandava perché era sicuro certo, che portavo a casa delle altre foto rispetto alla banalità della fotografia di cronaca e le ho portate a casa. Ma il problema era che quando andavo davanti alla fabbrica alle cinque e mezza del mattino, no? io. <ride> con una, una presentazione di un delegato sindacale e vedevo praticamente intorno al fuoco no, una decina di persone, tutti meridionali, no? ma non meridionali così ampassanti come venivano liquidati. I meridionali a un certo momento che arrivano e dentro, dentro nelle fabbriche di quegli anni è tutta gente acculturata, gente che aveva fatto la terza media, aveva fatto il liceo, aveva fatto la media e cambiano completamente il mondo del sindacato. Lo stravolgono, sono straordinari, sono dei capi popoli, no? Questa è, è, era l'altra parte che mi interessava. E quando arrivo lì, a un certo momento io dico: Sono qua per le spese, sono un fotografo, a un certo momento mi date un bicchiere, eh, un caffè, no? Starò con voi praticamente tutta la mattinata, tutta la giornata, poi vediamo, l'ho fatto e l'ho fatto per anni e anni. Cioè andavo, li fotografavo, li seguivo il corteo quando a un certo momento scoprivano Milano, scoprivano Torino, no? Poi con, uh, il giorno dopo finivo nelle case di Lady, o no? nelle case di Rocco, come ho detto, a fotografarle e poi le domeniche le passavo con loro. Era una vita al punto che a, a Torino, cioè la FIA, dicevano se c'è Luliano lo sciopero va bene, era diventata una barzelletta. Ma vivevo con loro, cercavo di capire praticamente tutta una loro situazione, il loro modo, e tentando una nuova rappresentazione. Le foto poi eh, l'Espresso me le pubblicava, sì. Eh, Tempo Illustrato di Nicola Cadrocip, così L'Astrolabio e tanti altri giornali, il resto io lo regalavo alla stampa praticamente della sinistra ornamentale. Del Ma poi quello che non riuscivo praticamente, mi inventavo dei libri. I miei libri non nascono per un certo momento avere il premio o il riconoscimento storico, sono delle opere in un certo momento, messe insieme con un, con un editore come Musolini, no? Che arrivavano a 5-6 mila copie allora. Era un diffusione di discussione. Facevo le mostre, le mostre significavano un'aggregazione incredibile, no? Di... ma non le mostre all'interno dei circoli o queste cose, le mostre dentro la fabbrica, fuori dalla fabbrica, in determinati luoghi dove c'era un dibattito della rappresentazione, come io rappresentavo e altro. Per cui erano momenti straordinari. Eh, Lucia Miodini, in questo, nel libro che avete accennato prima, racconta proprio. Di, di come io utilizzo la fotografia e un'editoria, no? allora come una, un impegno politico-culturale, ma di dibattito e altro. no? E infatti i miei libri sono tutti di piccoli editori, e, no, arrivo, arrivo a Einaudi solamente con quel libro che è migranti in Europa, fatto con Edgardo Pellegrini. Cioè, Allora il problema era, torno a dire, il ruolo sociale. In cui tu a un certo momento svolgevi, facevi delle fotografie e queste fotografie dovevano diffondersi, raccontare. Raccontare praticamente i primi immigrati tunisini a Mazzara del Vallo, fatto negli anni 70, nel 70, ha significato praticamente iniziare a dire alla gente: Guardate, che abbiamo una immigrazione, ma questa immigrazione è la normalità. La mia formazione è anche una formazione terzomondista, per fortuna. Questo terzo mondismo mi ha permesso poi, praticamente, di finire in Africa per degli anni a raccontare la nascita di alcune democrazie, ma non solo. Ad Algeria, c'è certo da momento il problema dei disertori portoghesi, andare in Portogallo a vedere una dittatura di Salazar, andare in Spagna ma soprattutto non l'Africa delle zebre e delle Gazelle, ma l'Africa del mondo operaio, di una nuova borghesia. Di leader a un certo momento che tentavano no, nuove storie. E, e anche quello, a un certo momento, era materiale che sì, alcune di queste foto sono state fondamentali per loro. No? Un libro come eh, quello della Guinea-Bissau è stato fondamentale per la commissione dell'ONU. Le fotografie le trovavi nelle università, come grandi manifesti, università americane. No? Ma era il dibattito a un certo momento che tu attraverso le fotografie, fotografie che erano non fotografie di guerra o sulla violenza e altro, ma di capire la nascita all'interno di una foresta, no, di una democrazia, di un mondo contro di noi altro, no? e come questo poteva svolgersi attraverso le loro assemblee. Ed era tutto, come dirti, una, continu una continuità con quello che avevo visto a Milano, avevo visto a Parigi, avevo visto a, 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 a Zagabria o da altre parti, capisci? Cioè era un grande calderone che bestava solamente a starci dentro e a raccontarlo. Perché poi, per darti l'ultima risposta, perché Uliano Lucas Santod? E me mi ha lanzato perché questo è un paese che deve etichettarti, no? Deve etichettarti. Non può non etichettarti quando a un certo momento c'è qualche cosa che... No? Non dà fastidio, ma non funziona. L'etichetta è stata quella del fotografo del 68, no? e, e si chiude, senza, senza ragionare che, a un certo momento, quello del 68 poi ha fotografato per altri 40 anni di tutto no? e di tutte. E, e, il problema però, uno dei miei problemi allora, e nella mostra anche della Trinan, era comunque, ero sbalordito dalla forza e la capacità di, una serie di fotografi italiani che però si collegavano praticamente con la forza e la stranità di altri fotografi degli anni 60. Parlo a un certo momento di Caio Carruba, Calogero Cascio, il Dondero, no? un certo momento, Ermano Rea e Sansone, no? Che tutte le volte che io discutevo e dicevo: Guardate che ci sono questi fotografi, sono straordinari e incredibili. Cerchiamo di ragionare su loro, tutti quanti mi ridevano. Allora era, è come dire. Aprendo un, un altro discorso, è una storia della fotografia italiana che non ha ancora fatto i conti con quelli che sono stati i suoi protagonisti negli anni '60. Vedi, sì, Uliano, poi, poi mi taccio, eh, Claudio, però l'ultima curiosità: e qualche anno fa, come sai, qui a Modena, un nostro comune amico che si chiama Fausto Ferri ha ritrovato quasi miracolosamente i pannelli della mostra L'Informazione Negata ed è stata esposta di nuovo, tu sei venuto, ne abbiamo parlato, eccetera. Io sono andato, a gu... allora andai a trovare una copia del libro, mi sono, e me lo sono letto, aspettandomi per un libro del, de, de, dei primissimi anni Ottanta, aspettandomi di trovare, non so, un po' l'entusiasmo epico di, una, di, di, di un momento alto del fotogiornalismo, no? E, come erano appena appunto erano, stati, erano gli anni in cui succedeva di tutto, e i fotografi raccontavano di tutto. Beh, e insomma, e invece in quel libro lì trovo negli scritti tuoi negli scritti di altri, mh, un, una certa preoccupazione, anzi, addirittura un allarme. No? In quel libro si parla della condizione di subalternità, di sottocultura dei fotografi. Ehm, tu stesso hai parlato uh, della de de vita dei fotografi come una di quell'epoca come una vita di umiliazioni. E, allora, io mi chiedo, se al, cioè, era quasi un se, se quello era il momento alto, era forse la premonizione di una debolezza strutturale del, del vostro mestiere che poi sarebbe eh, voglio, che poi sarebbe, si sarebbe rivelata negli anni successivi e sarebbe finita nella crisi di adesso. No? Era una profezia, era, si, si intuiva già che c'erano delle basi deboli di quel, di quel mestiere che sarebbe stato travolto. Poi. Certo, è come tu hai raccontato. Il problema a un certo momento non c'erano le basi. Non c'erano le basi, c'era soprattutto all'interno di un mondo dell'editoria, no? che torno a dire era molto conservatrice allora, no? era legata al potere politico. C'era un certo momento proprio... Uh, L'idea che la fotografia era un tappabuchi, che la fotografia era un riempitivo. La fotografia praticamente era funzionante, a quello che a, eh, doveva essere piegata, a quanto in un certo momento lo scrittore, lo scrittore, il giornalista, no? un certo momento voleva mettere in pagina. Cioè, ma questo è, è il ritardo culturale del nostro paese, non solo il ritardo sul linguaggio e altro, ma il ritardo, in un certo momento economicamente. Cioè, il nostro è un paese no, che eh, le, le agenzie fotografiche che sono sorte nel dopoguerra, no, dopo l'esperienza fascista, erano artigianali. La Publifoto, cioè che è arrivata ad avere circa un centinaio di dipendenti in tutta Italia, no? la photo, i contratti che dava ai fotografi erano quelli di impiegato e metalmeccanico. No, e quelli che assumeva era gente che aveva fatto la terza media o le commerciali e che dovevano solamente andare sul luogo fare quelle fotografie funzionali. Prendere il nome di chi a un certo momento avevano fotografato, veniva stampato tutto e quelle foto erano vendute in contemporanea all'unità al Corriere della Sera, al popolo no? a Milano Sera, a tutti i giornali perché erano delle fotografie che non dicevano nulla. Questo era il dato. Se tu vai a un certo momento a guardare sfogli, certo le agenzie no? queste agenzie commerciali non hanno permesso la crescita, no? e, però dall'altra parte non c'è stato neanche un imprenditore o qualcuno che abbia inventato o creato delle agenzie sul tipo no? un certo metodo, francese o anglosassone. I fotografi, e qui è l'altro colpa, la, 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 non hanno pensato a questo. Cioè, sulla fotografia e sul fotoreport, c'è il mito. Il mito l'hanno costruito gli editori. L'hanno costruito gli editori per non pagare il dazio. Cioè, Giorgio Lotte, a un certo momento, in un'intervista, dice, certo, a me mi davano due lire e poi mi facevano due pagine dicendo che avevo rischiato la vita. No? E giocavano così. All'interno, se tu prendi le assunzioni dei giornali, un certo momento, a parte alcuni giornali di elite, no? il resto erano delle persone che uscivano da quelle agenzie da quelle scuole di agenzie in cui il loro unico problema era praticamente portare a casa un salario e all'interno dei quotidiani praticamente che c'erano era anche lo stesso: portare a casa un salario, nient'altro, non interessava, ma non interessava perché gli editori non li hanno fatti salire di grado, nel senso di capacità e altro. No? Due, il fatto fondamentale è che non, ha, non potevano entrare nelle stanze dei bottoni. Cioè non c'era rapporto tra direzione, caporedattore e fotografi. I fotografi dei settimanali, no? questi mitizzati, se ne stavano a un certo momento in stanze lontano dalla redazione. Questo è il punto. Potrei andare all'infinito su questo, non avendo poi un riconoscimento. No, come, come ti spieghi, Uliano, che quella generazione lì di fotografi che tu hai de de descritto poco colti, poco preparati in fondo, eccetera, però comunque molto... Impegnati, insomma, fece una resistenza abbastanza vincente, insomma, al grande concorrente che era la televisione, mentre oggi dei fotografi di una generazione sicuramente più colta, più preparata, non sono riusciti a contrastare l'era di internet. Beh, uno, il 68, ha dato uno scossone anche ai fotografi, come li ha dati ai giornalisti, perché nacquero i giornalisti democratici, che fu un fatto fondamentale. Cioè, I giornalisti iniziarono a capire che non dovevano scrivere no, sotto dettatura della prefettura o del questore. E a un certo momento, il caso Pinelli fu sconvolgente per moltissimi giornalisti, no, 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 non diciamo i soliti nomi, ma altri, cioè, proprio i cronisti stessi del Corriere della Sera, quando si accorse di avere una spia a un certo momento del SID. No, che si chiama Zikari, si... no, qui eh, c'è qualcosa che non funziona. No? Allora, per cui iniziarono, soprattutto i fotografi del quotidiano il giorno, iniziarono praticamente a produrre delle immagini, e avvicinarsi di più eh, no? a, a quello che stavano fotografando, a interessarsi di più, praticamente. e a iniziare anche loro, insieme ai giornalisti, a fare una battaglia politica e sindacale all'interno. E andò avanti questo nel corso, nel corso, nel corso degli anni. Si fermò tutto a un certo momento con la grande crisi, la grande crisi dell'introduzione delle tecnologie e in, con, un anno con l'altro praticamente i fotografi assunti dei quotidiani, soprattutto, erano tutti quanti messi in, in, andati in pensione, cioè finì, finì un momento, la crisi dei grandi rotocalchi, la crisi delle agenzie. No? La crisi prima delle agenzie Publifoto, farabola e altre, no? un cedimento, certo e poi la crisi anche di agenzie un certo come Grazia Neri, che era un'agenzia non di produzione fotografica, ma di distribuzione, che è diverso. Cioè, non c'è mai stato un cedimento certo da parte dei fotografi, il mettersi insieme, ma non come cooperativa, ma mettere insieme un certo, come interessi economici all'interno di un mercato e capire cos'è un mercato. Questo è il dato. Perché tutti quanti pensavano di fare la grande fotografia e di finire da qualche altra parte nel mondo. Cioè il mito. Il mito. E, e per anni, il mito della fotografia italiana è stato praticamente un giornale come epoca. Eh, questo è il punto. L'arrivare a oggi è semplice. Il, il, la maggioranza dei fotografi che oggi collabora a dei giornali non è mai entrata in una redazione. Non sa so neanche chi è il redattore, non sa so neanche chi è il caporedattore non sa so, a un certo momento cos'è una notizia, come si forma, in che modo e perché. Non, so, non ha nessun rapporto col giornale. È uno che a un certo momento tenta di vendere delle foto, ma conosce solamente praticamente chi gliele compra, se gliele compra. E per cui eh, non puoi a un certo momento... È, è finita non solo a un certo momento una, una storia da molti anni del fotogiornalismo e altro, ma è finita proprio a un certo momento, come dire, quella lezione artigianale o un giornamento per la strada o un tra colleghi no, che ti formavano anche. Questo è il dato. Per cui oggi tu non hai più un fotogiornalismo, non hai più dei fotografi, hai praticamente della gente che va a fare delle fotografie ma non sa esattamente poi cosa farsi di queste fotografie. Io credo che ci sia anche un dato molto importante che, eh, che, va, che non va sottovalutato, che è la modificazione della stampa. Cioè, eh, il, i giornali da un certo momento in poi sono diventati prodotti, hanno risposto a delle esigenze di marketing e di pubblicità, hanno investito in settori dove l'informazione fotogiornalistica diventava sempre meno interessante per una serie di eh, non so spiegarmelo, ma io ritengo che eh, molte responsabilità sulla mancanza di un utilizzo corretto della fotografia giornalistica nella stampa italiana Dipenda anche da questo, cioè, noi assistiamo, abbiamo assistito, tu lo sai benissimo, a un fenomeno molto strano, nasce il digitale e io che ho sempre lavorato nei giornali e che pagavo nel 1985 5 milioni per una copertina di amica, 5 milioni dell'85 per una copertina di amica, davamo noi le pellicole ai fotografi, pagavamo noi gli sviluppi, i provini e la stampa definitiva se c'era oppure la diapositiva. Come è nato il digitale? Nessuna categoria di fotografo ha saputo difendere i prezzi che aveva prima. Nessuno, c'è stato soltanto un caso, io qui lo dico perché eh, è un caso ufficiale. Paolo Pellegrin ha cominciato a parlare ai giornali dell'usura delle macchine digitali. Tu avevi la famosa laica del Berengo che dal 1950 al 2021 funziona sempre. Con il digitale tu ti dovevi aggiornare periodicamente, ti, ti, i primi anni soprattutto, ti duravano poco, eccetera. I giornali ci hanno marciato, hanno diminuito i compensi dei fotografi. Hanno, adesso, qui leggevo nella chat: qualcuno chiede perché le nuove tecnologie spazzano via la professione, per il fatto che chiunque abbia un cellulare può arrivare sulla notizia. Questo è un falsissimo problema. Io non so se. se se Michele la pensa come me, ma se noi pensiamo e guardiamo i giornali, perché, che si chiama citizen photographer, non esiste. Non esiste. Che succederà una volta ogni, ogni 50 giorni che mettono una foto dell'incendio, che ha fotografato uno da casa sua gratis, per il resto ci, ci hanno marciato e i fotografi, come dicevo, Gliano, non si sono mai organizzati, non hanno mai saputo difendersi. Sono stati veramente martoriati dall'editoria dall periodica, che ha fatto e disfatto, e adesso stiamo attraversando una fase che non sappiamo come andrà a finire. Cioè c'è la Mondadori che sta svendendo tutti i suoi giornali, o vendendo bene, non lo so, magari sta vendendo in modo superbo, ma hanno venduto Donna Moderna, che fino in questi giorni, che fino all'anno scorso, era il loro fiore all'Occhiello, il giornale che aveva più lettrici di tutta la Mondadori, ad eccezione dei giornali di Gossip. Noi stiamo attraversando un periodo davvero stravagante, dove è obbligatorio conoscere il passato, ma conoscere il passato non ci consente di prevedere il futuro, per oh, la prima volta nella storia. Però Giovanna c'è un fatto che l'editore fa il suo gioco. Ah, certo. Nel senso, l'editore in Italia non esiste. L'editore in Italia è un signore della finanza, un signore che ha industrie no? o che ha interessi come Caltagirone praticamente al Messaggero che praticamente no, mette su un giornale come pressione politica. La Mondadori, cioè, se tu vai nella storia della Mondadori, un certo è una storia da, 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 da stare molto attenti come nasce il signor Mondadori e come nasce poi alla fine i suoi giornali. Cioè, Nasce con un legame col potere politico. Cioè Enzo Biagi viene mandato via da Epoca un giudice, per la semplice ragione che scrive un articolo che è Poveri morti di Reggio Emilia. Cioè nel 1960 si permette a un certo momento di scrivere Poveri morti di Reggio Emilia, via. Cioè attenzione a tutte queste cose e attenzione a tenere presente che gli unici giornali negli anni in cui io ho iniziato, no? Che Potevi raccontare determinate storie, era, no, e li conto sulla, sulla mano, a un certo momento era vie nuove, noi donne l'espresso, l'Europeo, l'illustrazione italiana e il primo le ore. Questo è il dato. Dall'altra parte c'erano delle corazzate che arrivavano a 5, 6, 10 milioni di copie. La maggioranza dei fotografi praticamente, per la loro formazione altro, lavorava per gli altri giornali e non gli interessava assolutamente cosa scattare, in che modo e altro. Noi non avevamo un giornalismo fotografico di gente che usciva dall'università, dalle scuole vabbè, e da altro. Non avevamo, e non l'abbiamo tuttora. Non l'abbiamo tuttora, cioè siamo un fanalino di coda. Questo non è... ce l'abbiamo. Eh? Oggi ce l'abbiamo, io sono convinta. Che... Ma oggi ce l'abbiamo, ma ce l'abbiamo ma non abbiamo in certo momento dove... Lavorano per giocare, allora il National Allora ma... il, il problema è il ruolo sociale del fotografo, del giornalista e del comunicatore o della comunicazione televisiva. <ride> Perché se tu mi vai in Siria a fare quattro fotografie e hai le, le dieci fotografie di stampa internazionale, no? e altro, che te ne fanno e inondano il mercato, cosa vai a fare? Cioè vai per far vetti, farti vedere la tua mamma? E allora, è, è questo il problema. Allora, è una storia a un certo momento che ci ha portato, perché abbiamo giocato male, e gli altri hanno giocato bene a questa situazione. E la stessa situazione dei giornalisti, sia ben chiaro, eh? certo cioè, ma quale professione? Nel senso, quale professione? Adesso dico una cosa, che noi abbiamo dei giovani giornalisti, che, praticamente, per ogni articolo che fanno, no? ogni articolo. Prendono, prendono, prendono 40, 50, 60 euro. Ma, eh, ma non esiste da nessuna parte, è il lavoro nero. Meno, meno, Uliano. ci Meno formato. anche, no? Anche cioè, all'interno delle redazioni, è quello che è rimasto, è da spaventarsi. E se vai se a discutere sulla fotografia, e altro, è ancora veramente peggio. Non solo poi a livello Italia, eh, cioè a un certo momento. Anche i fotografi che stanno in Francia e altro hanno dei problemi. Allora è, è un problema cioè, che, di democrazia, di capire che cos'è la stampa, qual è il ruolo del giornalista, del fotografo, della comunicazione all'interno di una grande rivoluzione che abbiamo, abbiamo avuto e abbiamo tuttora in continuo no, da 25 anni: il digitale. Questo è il dato. Ma voi capite che? Un fotografo della Reuters in questo momento in Afghanistan no? scatta sei fotografie, le manda a un certo momento all'agenzia no? e quelle sei fotografie, quattro, il giorno dopo sono sui 250 quotidiani più importanti del mondo. Noi all'80% del nostro materiale fotografico che viene pubblicato, pubblicità stilata, l'80% lo compriamo da agenzie straniere, non produciamo più immagini, non produciamo più informazione. Chi non produce più informazione dipende, siamo a un certo colonizzati. Eh, prendiamo atto a quello, colonizzati sotto tutti gli aspetti, anche sulla fotografia. Sappiamo tutto sui grandi fotografi americani, non sappiamo nulla sui fotografi cinesi. Cioè, la Kodak ci ha venduto tutto, non solo il materiale fotografico, ma anche la cultura americana. Nessuno ci ha, ci, ci ha venduto la cultura, no? o ha voluto venderci la cultura dei fotografi sudamericani, cinesi o russi o, o tedeschi. Questo è il dato, questo è il punto. Allora, cosa fai? Come, se no, di che cosa discutiamo? Mi sembra a un certo punto come il discorso de, de, degli archivi. A Roma, anni fa, a un certo momento, si sono riuniti tutti no? dicendo risolveremo il problema della fotografia, degli archivi, dell'insieme, vediamo, faremo a un certo momento delle grandi mostre, faremo dei luoghi di... c'è stato un convegno, c'era il Sini, c'era Franceschini, tutti quanti. Io ho detto, ma cosa state discutendo che non sapete assolutamente nulla? Gli archivi sono finiti tutti al macero. Gli archivi dei fotografi, di questi straordinari fotografi, a un certo momento sono chiusi nei cassetti da dei nipoti a un certo momento che sperano di far quattro lire. No. Adesso, solamente adesso, iniziano praticamente a esserci delle mostre come quella di Caio Caruba no? e di altri a Roma, di fotografi degli anni 60, ma ci sono voluti 70 anni. E, e, e allora è, un, è una confusione incredibile su cui, a un certo punto, se non si fa luce, se non si discute, saremo sempre in confusione. E chiudo questo mio intervento. Pensate che in Italia ancora oggi... Ancora oggi, non c'è una storia della fotografia italiana. Non c'è una storia della fotografia italiana. La storia del fotogiornalismo, a no? un certo momento, che io ho fatto insieme a Tatiana Agliane, che mi è costata anni e anni e anni, l'ha fatto un freelance. Un freelance da tutta la vita si è messo lì e certamente ha fatto una storia del fotogiornalismo. Ma la cosa che più incredibile è che questo non è stato un libro poi di dibattito all'interno dei giornalisti, sindacato e altro. C'è stato il silenzio generale e nessuno mi ha risposto. Eppure è un classico ormai all'interno di certe facoltà universitarie. Questo è il paese. Mi sembra da vedere anche dagli interventi che ci sono nelle chat, che quello che stai dicendo, Uliano, è, è condiviso e apprezzato. Io vorrei in chiusura, ma lo, lo chiedo a voi se avete ancora voglia, eh, noi abbiamo, anche un po' prima parlavamo di Uliano con l'etichetta di fotografo del 68, abbiamo raccolto insieme a, a Tatiana una trentina di immagini per un fotografo come Mugliana ce ne sarebbero volute magari 300, ecco per riuscire a, a capire un po' qual è la sua, il suo modo di vedere la vita e la fotografia. Però io se siete d'accordo, le farei passare e magari ci parliamo anche un po' sopra, in, eh, così, anche non specificamente sulle immagini, ma tanto per darci eh, farci un'idea di quello che è il suo modo di fotografare, di concepire la fotografia, anche al di fuori di quelli che sono. Diciamo, in momenti strettamente eh, politico-sociali, ecco, An anche, se, anche se io credo che appunto no, no, non vorrei dire una, un, una scempiaggine, ma in realtà qualsiasi fotografia di Uliano è carica di, del, della, sua, della sua personalità. Ecco, è... Abbiamo messo di, di parla, Uliano. No, metti quella di prima, perché. Questa, questa, la fotografia di prima è un pittore Agostino Buonalume, poi diventato famoso, eccetera, eccetera. No. Io allora guardavo soprattutto la fotografia francese. La fotografia francese per me era straordinaria, ma il cinema francese. Io ho amato molto il cinema, lo amo tuttora, no? mi sono formato praticamente al cinema. No? Allora. Eh, queste, di, di fotografi minori, cioè arrivava in Italia Duanord, Isis e questi, no? poi ci stanno decine e decine di altri fotografi meravigliosi come no? Dalmas e altro. E io li guardavo attentamente e questa foto praticamente è fatta da questo amico pittore. Io fotografavo il pittore cioè, perché erano degli amici, mica per vendere le fotografie. Per cui con, uh, spesso con gli ultimi foto, uh, pezzi di pellicola e altro dicevo ti faccio due foto, tre foto. No? E praticamente il mio sguardo, ripeto, è, 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 era, quello, era quello francese. Devo dire che un giornale che mi pubblicava spesso delle fotografie era Ferrania, la rivista Ferrania, no? che era la rivista allora dei, dei fotomatori, no? di allora. Mi pubblicava spesso delle fotografie, Bezzola, che era il direttore, e devo dire che mi pagava anche, eh? che non era roba da poco, no? per cui... Dentro nelle mie immagini, nei miei scarti, c'è comunque anche un evolversi del mio sguardo. Come per tutti, del mio sguardo attraverso le, 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 la partecipazione, la lettura no? e altri sguardi che un certo momento ricevevo, davo. No? Posso farti una domanda, Uliano? Certo. Tu, in, queste, in questa selezione di immagini ci sono alcune di quelle fotografie che si possono definire tranquillamente le tue icone. Che tu non avevi fatto perché fossero icone, ma lo sono diventate. Un'icona è una fotografia, diciamo così, che vive una sua vita che va oltre il momento storico e, le, e, e, la, e la ragione per cui fu scattata. Ecco. Volevo solo sapere che, sto pensando al, al, all'immigrato con la valigia di cartone davanti al Pirellone o ai, o ai tre ragazzi che corrono con le bandiere. Che, che, che rapporto hai adesso con queste fotografie che diciamo così sono diventate un'altra cosa rispetto a, quelle, a quella a, alla storia che raccontavano hanno cominciato a raccontare delle cose un po più universali più grandi cioè ti dà non lo so le senti ancora tue sei ancora legato a quello che vollero dire allora ti di piacciono ancora no, io le sento ne sento molto nel senso che... Rispecchiano il mio modo di pensare, di ragionare, di vedere ancora. No? Cioè, la, la fotografia, mh, tutti, la, questa fotografia che stai vedendo in questo momento è un viaggio nel Niassa. Il Niassa era una regione del Mozambico dove a un certo momento lo stesso presidente Samora Machel non sapeva un certo momento come si viveva dopo la guerra eh, civile, eccetera, eccetera. Io, io a Maputo avevo messo su una scuola di giornalismo e di fotografia e a un certo momento mi commissionarono eh, Agostino Dos Santos eccetera, mi Cervi di andare nel Niassa a, a, a fotografare per capire a un certo momento per, per, per portare del materiale per, per loro per capire per sapere e io finirei nel Niassa un viaggio devo dire terribile non c'era insomma terribile era tutta guerra avevano mangiato anche l'ultimo degli ippopotami no? e c'erano anche dei campi dove erano prigionieri Soldati africani che avevano combattuto con i portoghesi. No? Certo allora, eh, eh, lì come ti pone? Tipone che vai a raccontare praticamente una miserabilità totale e altro, poi trovi un ragazzo come questo che a un certo momento ti saluta. No? E altro. Questa è una fotografia simbolo a un certo momento in Mozambico, lo trovi da tutte le parti. No? Dico questo perché la foto di prima a un certo momento è la... io arrivo a. Arrivo praticamente a Lisbona, noi 27, siamo il primo fotografo. Questa è una fotografia icona sui, 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 sui libri in Portogallo, perché l'unica fotografia che c'è. È la prima manifestazione dei soldati, dei marinai e dell'altro per le vie di Lisbona, no? ineggiando la libertà. No? Cioè, come e perché queste fotografie a un certo momento funzionano? Non lo so perché funzionano. Oppure lo so bene, perché a un certo momento la fotografia dell'emigrante dentro ha il miracolo economico, ha l'emigrante, ha a un certo momento Gioponti, ha Bianciardi, ha tutte altre cose. Sì, hai anche un 21 che te lo schiaccia a un certo momento. Però io sono felice di quella fotografia e di altre fotografie come queste, perché sono finite nei libri scolastici. Cioè, capisci, a me è di andare al MoMA, proprio, tanto io, sai, io credo di essere un reporter, non un grande reporter, io sono un reporter. Sono uno che ha fatto delle fotografie, ma l'idea a un certo momento, questo mi viene praticamente dalle mie esperienze, che è l'avanguardia artistica, ma l'idea di entrare dentro con delle fotografie in un museo. Mamma mia, io ho fatto le fotografie per il rotocalco, per la quotidianità, per essere buttate via il giorno dopo e essere recuperate, ma recuperate dove? Recuperate da nuove generazioni che si guardano quello e come questo in un quadro, la didascalia è all'uscita praticamente a Liegi in una miniera negli anni 76. Straordinario, c'è un certo momento un polacco, c'è un italiano, c'è un certo momento uno spagnolo che ti sta guardando. E questa fotografia è un certo momento straordinaria perché? Perché hai delle altre fotografie del 1940-1930 al che altri fotografi straordinari e bravi l'hanno fatto e hanno raccontato e hanno dato praticamente delle immagini per la storia. O le più storie, o le tante storie, ognuno se la può prendere come vuole. Allora tu hai fotografato per degli storici del futuro, o hai fotografato, come in questo caso, pensando a un certo momento a, 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 al film no? <ride> di, di, di quegli anni. Ma che cosa ti dice la catena di montaggio? all'Alfa Romeo del 78, questa qua. Beh, negli anni 70 avevi la tuta, nel 78 potevi fottere la tuta. Per cui è di società, è il cambiamento per chi ha gli strumenti, a un cambiamento culturali per capire dentro le foto le trasformazioni e come siamo diventati grandi. Quindi. Allora, questa foto qua, questa è una foto terribile, è il 77. Certo che tutti quanti ragionavamo in termini collettivi, no? di una grande forza, grande utopia e altro. Lì c'è un delegato sindacale che premette dice eh, è finita, la Pirelli chiude la fabbrica, si chiudono le fabbriche, è finita. Il grande, il grande sogno è finito e guarda i volti, entraci dentro, c'è detto la mia fortuna è stata di vedere una tristezza incredibile, ma da lì nasce l'individualismo. Hai l'individuo, non è più il compagno. È un'altra storia. E poi i grandi viaggi all'interno, i più viaggi per 40 anni. Nella, nei centri di salute mentale, e anche in questo. Vedi, il compito di un reporter non è solo di fotografare una certo miserabilità, come ha fotografato Gianni, Luciano, Alessandro no, e, e, e Carla, no, di gente che si cagava addosso, no? per cui a un certo momento buttare, mettere in pagina un certo momento, una fotografia di quelli probabilmente di queste decine e decine di persone nei corridoi, no, disperati, stentati e altro. No? Il problema è far quelle foto, e viva che le abbiamo fatte, perché la fotografia ha funzionato per arrivare a Basaglia, no? la legge, ma è poi seguire praticamente il tutto. E nel libretto che è stato presentato, no? che è un libretto di, di Schinaia, tu hai proprio la trasformazione registrata attraverso la fotografia da questo mondo per arrivare alle ultime foto dove io sono in Puglia e fotografo tre ragazze dei centri di salute mentale in camicia bianca una domenica mattina e mi pongo la domanda, ma chi è il matto? chi è il matto? Questo è il dato. No? Oppure le trasformazioni in questa, in questa praticamente nazione dove ormai è, è tutto uno sfruttamento totale del territorio, o no? i grandi temi come la diossina e altro. Però la diossina mi funziona perché c'era un giornale che si chiama Sapere di Macaccaro, un giornale fondamentale per capire un certo la, la storia di allora, no? cioè, dove, che mi ha fatto un numero speciale sulla diossina, in assoluta e totale libertà, e anche gli olandesi, no? ma perché c'era a sapere, ecco, la mia fortuna è stata che c'era un, un concentrato di intelligenze no? che ti hanno permesso e mi hanno permesso praticamente di pubblicare e di stare con loro e di ragionare e di discutere, Giovanni giornale Cesario e tanti altri, e di produrre. Anche un giornale come King, per esempio, che è stato un mensile con cui ho collaborato, è stato un momento magico. E poi, vabbè, la mia esperienza in, in quello che è stata la guerra, la guerra dei Balcani, Sarajevo, che ho seguito, e che eh, io sono andato proprio per tentare di raccontare un'altra storia, no? E sono riuscito, comunque, sono riuscito. Di fronte a, praticamente, a quelli che gridavano, vogliamo il sangue, vogliamo il sangue, il sangue Lucas, no allora non venire neanche in redazione, no? Perché questo è stato. E siccome io sono stato un uomo fortunato, praticamente tutta la mia vita, di buoni incontri e altro, quando a un certo momento, dal Corriere della Sera a sette di Sabelli dei Fioretti e altri mi hanno rifiutato i miei lunghi, lunghi mesi a Sarajevo, praticamente, a fotografare la gente, o come questi ragazzi della scuola di musica, no? Io lungo il corridoio ho incontrato una signora che mi ha guardato e se no, ero, molto, ero dimagrito molto, no? Ero un po' conciato, mi ha detto, ma da dove arrivi, Uliana? Che sei ammalato? Dico, no, arrivo da Sarajevo. Ho queste fotografie e gli ho raccontato che erano state rifiutate da più giornali. Siamo entrati praticamente nel suo ufficio, me le ha guardato, ha chiamato Perrazzi, che era il redattore capo, mi hanno fatto 16 pagine. Il giornale era mica. Per cui vedi che se tu all'interno di quello che è l'ingarbugliamento delle situazioni, della politica, dei giornali, trovavi allora della gente straordinaria, della gente straordinaria. Questo mi è successo anche in un altro giornale, la discussione, in un lungo viaggio ho fatto in Israele, e dove eh, praticamente me l'ha pubblicato il settimanale della democrazia cristiana. Vabbè, e poi c'hai lunghi reportage della mia curiosità, che è la nascita, il parto, gli intellettuali. Cioè, sono stato trasversale eh, soprattutto proprio cercando di soddisfare la mia curiosità e l'Africa con questo libro fatto con la Vandelli no? su questa popolazione borana e il problema dell'acqua nel 2007 per cui tutti i riportaggi a un certo momento di un freelance che cioè, trovava quattro soldini prendeva e partiva prendeva altri soldini a un certo momento reinvestiva prendeva e partiva ma questo proprio per quello che ho detto all'inizio cioè mi hanno insegnato, praticamente, a affrontare. Affrontare, ma non è che, che è una cosa di tutti, eh, amico, perché non posso mica mettermi delle medagliette o altro, no? La mia vita è stata questa e è ancora questa e mi va bene. Per cui evviva i, i ragazzi delle scuole elementari che mi portano il libro e dicono, e, e tu a questa fotografia, no? Oppure i ragazzi del liceo che mi telefonano e Oppure quelle centinaia ormai negli anni, no, nei decenni, di ricercatori universitari e altro che mi dicono: ci dia questa foto, stiamo facendo questo lavoro su queste fabbriche, abbiamo bisogno delle sue foto. E devo dire che la cosa più straordinaria è che io avrò una grande mostra a Lisbona, e poi verrà portata a Conacri in un certo momento, su tutta la mia attività clandestina in Portogallo, su quello che è stato la Guinea, il Mozambico, Algeri. No, L'Angola è altro e perché c'è tra breve, in un certo momento, l'anniversario della presa del potere da parte dei capitani, la fine del Salazarino. E allora è viva questo, no? Allora hai fatto delle foto che hanno una funzione, che hanno una funzione che continuano a girare, e a circolare, ognuno la potrà vedere nel suo modo, sia ben chiaro, no? ma perché non erano, funzioni, non erano fotografie in funzione della vendita, pensando alla vendita. Questo è il dato ero un cioè, giudicamento delle fotografie in funzione pensando a me stesso, il mio occhio, la mia storia e chi stavo fotografando. Chi ho fotografato si è donato a me, si è donato. Non puoi mica tradirlo, no? Maestro Lucas, secondo lei, oggi chi sono gli eredi dei vari Juliano Lucas, Mario Dondero, Mario De Biagia? Faccio alcuni nomi perché la lista è interminabile, grazie. Ma non è un problema di eredi, c'è cioè una continuità, non esiste l'eredità. C'è una continuità a un certo momento, una capacità di guardare le fotografie degli altri, la vita degli altri e a un certo momento eh, continuare praticamente a fare fotografia. Cioè, se io ho fotografato un quartiere di Milano, a un certo momento, dieci anni prima uno l'aveva fotografato, dieci anni dopo un altro l'aveva fotografato, ed è un grande album di famiglia per capire cos'è il quartiere Grattossoglie di Milano. Tutto lì. Ognuno con il suo stile, il suo linguaggio, no? i suoi modelli e, e la sua visione. Io poi credo che non esistano maestri nella fotografia. Diciamo che comunque ci sono dei fotografi che hanno... Non esiste un fotografo di serie A, B, C e D. Esiste il fotografo. Se iniziamo a rompere questo schema, a un certo momento, vivremo tutti più felici. Perché il mio amico Rangel, che è un fotografo mozambicano, a un certo a mio avviso è un fotografo di Serie A, però nessuno lo conosce. Se fosse nato a Parigi sarebbe un fotografo Cartier-Bresson. Se tu sei nato a, se sei, sei nato a Timbuktu, ma che tipo di vita puoi pensare rispetto a uno che è nato a Londra? Il fotografo di Timbuktu, che vita può fare? Eh? E questo è il problema. Certo, anche se oggi eh, almeno da, mi sembra che ci sia una certa ricerca. No? Ma non c'entra la ricerca, tanto no, oggi... no, intendo dire una, una, una ricerca di, di far emergere questi... No, non questi... Non no. Solo... no, per la semplice ragione che l'America Latina e l'Africa è vista ancora con gli occhi praticamente dell'agenzia, o certamente Reuters o la France Press, non dal loro sguardo, primo dato. Questo è il punto. Allora, è il potere dell'informazione. Io parlo solo di informazione. Il potere dell'informazione. Chi ha in mano l'informazione? È un problema di democrazia. Chi ha in mano l'informazione? E come a un certo momento poi delle agenzie internazionali no, fanno sì che il tuo, sguardo, il tuo sguardo coincida con il loro pensiero politico. Questo è il dato. Dall'altra parte, tu hai oggi gli artisti fotografi o fotografi artisti, chiamali come vuoi, che entrano dentro in un mercato dell'arte che è il mercato, a un certo momento, di un capitalismo. Per cui, cioè, ne allevi dieci, uno arriverà attraverso un insieme di cose e gli altri nove scompariranno. È la stessa cosa della fotografia. Il problema dei fotografi sono intercambiabili. Tutta la storia della fotografia è di gente intercambiabile. I fotografi di Life, a un certo momento, quando chiude il giornale, non, non, una, alcuni fotografi di Life, preferiscono andare praticamente a insegnare ai turisti alle Barbados come fare fotografie. Il fotografo di Parimaci, che è stato un grande fotografo, un grande giornale, a un certo detto, alcuni fotografi, certo... aprono dei bistrò. Allora, vedi come stanno le cose? Io ti posso fare dieci nomi di fotografi di Parimaci che hanno aperto altro, ha smesso di fare fotografie. Il mito nostro no, invece no. In Germania la maggioranza dei fotoreporter a 40 anni finiva, diventava regista cinematografico, televisivo, giornalista, altro. Da noi no, ma perché no? Perché dietro non c'era una formazione. Questo è il punto. Non c'erano delle scuole. Non c'era la capacità di E ancora adesso è la stessa cosa, per cui hai della gente che diventa reporter, fotografo o altro in un mondo che non c'è più. Ma non sa perché vuol diventare quello, no? Allora, bene. Grazie, grazie, grazie Giuliano. È stata una serata che definirei in termini eh, emotivi, emozionante. <ride> Sicuramente ci si sono affrontati degli argomenti che non siamo soliti eh, frequentare. Ma che nello stesso tempo sono di importanza fondamentale per capire un po' quella che è stata la nostra storia, oltre che naturalmente, il, il personaggio Uliano Lucas. Eh, ringrazio Giovanna Calvenzi che le smargiassi. Naturalmente, anche il nostro, io l'ho chiamato prima regista, Robo Puato, che senza di lui queste serate non potrebbero andare in onda e naturalmente passo la parola al presidente per il saluto finale. Io vi ringrazio a voi tutti quanti, vi saluto, speriamo di rivederci e, e insomma questo è stato il mio pensiero, continua a essere il mio pensiero, molti dicono non c'è momento, sono una persona che non, non creda all'avvenire, io credo e le mie fotografie sono proprio in funzione di quello che è stato il mio e l'avvenire di altri. Cioè dalla parte non dei deboli, che è una parola stupida e abusata, no? ma dalla parte di quelli che non hanno i diritti. Tutto lì. Grazie molto. Grazie, Grazie ancora a te. Grazie a te Giuliano. Io con queste parole sicuramente possiamo chiudere questa... Splendida serata, ti ringraziamo di cuore e ti ringraziano decine e decine di persone nella chat per aver potuto vivere questa serata ricca di, di spunti, di riflessioni. Siamo stati eh, quasi 450 nel momento di culmine, quindi sicuramente una serata eh, estremamente seguita, estremamente interessante. A tutti ricordo che fra due settimane, il 16 dicembre, ci sarà la prossima serata dedicata a sei dei 22 finalisti di Portfoglio Italia 2021. Resistere, resistere! Buonanotte a tutti! Buonanotte, buonanotte e grazie ancora!